siamo dentro un carcere, sono tutti detenuti in regime di massima sicurezza, quindi è evidente che ci sono delle cose particolari per cui alla fine sei dentro un carcere. Per esempio, le partite noi le giochiamo tutti in casa, sia l'andata che il ritorno non possiamo uscire. Ci chiamiamo Liberi Dentro e penso che così il nome dica già abbastanza su quello che stiamo facendo. Lì c'è un rapporto di normalissimo fra allenatore e calciatore, siamo lì, scappa la battuta, no, è come io in quel momento che sono lì mi sento un allenatore, come loro si sentono dei giocatori di calcio, e la denominazione Liberi Dentro, veramente loro si sentono liberi quando giocano, quando ci alleniamo, perché noi facciamo anche degli allenamenti insomma abbastanza pesantini a volte. Siamo dentro un circuito WISP, abbiamo un campionato a 8 e è una cosa veramente molto bella. Ormai mancano pochissime partite alla fine, quindi è un'esperienza che ci piacerebbe rifare anche per il futuro, soprattutto perché i ragazzi dentro la richiedono, perché per loro è veramente una cosa molto importante, veramente molto importante. È vero che il carcere no, è un qualcosa che penalizza, no, la pena per il carcerato, però penso sia anche qualcosa che debba riabilitare una persona, perché stiamo parlando di ragazzi anche giovani, stiamo parlando anche di gente che purtroppo può anche aver sbagliato in maniera grossa, che però alla fine, cioè io quando sono lì dentro considero tutti pari a me. From the place that I was born on the lakeside, as daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down. Ci alleniamo due volte a settimana, più c'è la partita il sabato. E lunedì mattina e giovedì mattina sono gli allenamenti. Quindi è una cosa veramente. La facciamo in maniera professionale. E abbiamo spiegato a loro all'inizio. Quali potevano essere le modalità per portare avanti questo progetto. La prima era come giocare sotto casa, si porta un pallone e ci si diverte. La seconda invece era farlo in maniera vera e propria, con tutti i crismi, no, del caso, e loro hanno scelto subito sicuramente la seconda, perché si sentono veramente una squadra. Siamo una squadra, anche io mi sento parte di questa squadra. Sono andato a giocare con il Bologna al carcere della Dozza, e questa cosa veramente mi ha colpito, no? Giocare dentro un carcere. Poi avevo degli amici a Repubblica di Bologna e mi hanno fatto scrivere anche un pezzo, quindi niente, ulteriormente questa cosa l'ho vissuta, no? In maniera emotiva abbastanza forte, e quindi negli anni mi ero ripromesso di fare queste esperienze, sono riuscito qui a Livorno, insieme a Pino Burroni siamo andati a parlare con la direttrice, la dottoressa Santina Savoca, e siamo partiti. A livello umano è un'esperienza gigantesca per me, ti ripeto, è qualcosa che perlomeno a me mi fa star bene. Ecco, io la inquadro, mi fa star bene fare questa cosa.